Ciao ragazzi, bentornati. Era un po' che non ci sentiamo, ma sono stato in ferie, perciò non ho guidato verso il lavoro. Ho avuto la mia famiglia in vacanza qui, perciò fare video con gente in macchina non è che era una cosa che mi piacerebbe tanto, però ho fatto, dai, un paio di video sul computer, un paio di twitchate, dai, ho un pochettino recuperato lì, anche se Twitch ormai il mio tizio non lo segue praticamente più nessuno. Poi, anche dalla mia parte, non è che ci sono state chissà quali notizie, quali news su cose di cui parlare, perciò diciamo che, come sempre, è stata un pochettino povera di news, povera di informazioni, perciò non è che una rubrica come questa funzioni molto bene in estate. Comunque, va bene così, e infatti per oggi non ho una news su cosa su cui parlare, voglio fare un pochettino un mistone, un minestrone di news, diciamo tre ingredienti su cui parlare. Il primo, ho letto la notizia su Gran Turismo Sport, gioco che mi incuriosisce perché non ho capito realmente un cazzo di quello che sia il gioco in sostanza. Si diceva dall'inizio che era un gioco praticamente solo online, di sfide, di gare, eccetera, con un parco di macchine non tanto folto. Invece, Polifoni, non mi ricordo tramite chi, ha dichiarato che il gioco in realtà è per l'85% offline, cioè offline, diciamo in single player. Cosa un pochettino mi ha stupito, ripeto, fin dall'inizio si diceva che era un gioco totalmente, comunque probabilmente l'85% basato sull'online, certo questo cambio di direzione e di punto di vista, che non che non mi spiego, nel senso. Penso che questa un pochettino naso storto della gente che non era molto convinta fin dall'inizio abbia fatto cambiare idea a Polifoni dicendo guarda, forse è meglio che torniamo un pochettino sul classico, anche se non è classica uscita di Gran Turismo, è chiara questa cosa, ma è comunque un'idea più classica rispetto che fare un contrario, un gioco principalmente basato unicamente sull'online. Non è che la cosa mi dispiace, io onestamente apprezzavo molto di più cioè apprezzavo, adesso non ho la controparte per dire se avrei o no apprezzato un Gran Turismo solo online, però diciamo che io adoro Gran Turismo come la parte single player, le patenti eccetera, però non penso che in questo ci siano patenti e roba del genere. Ripeto, è un titolo che mi incuriosisce, che sarei anche curioso di provare nella sua versione definitiva, però non so, io li ho sempre comprati al Day One. Adesso ci sono giochi di guida che sono tecnicamente superiori a Gran Turismo e anche multipiattaforma, non unicamente PC, però di Gran Turismo diciamo che mi ha sempre affascinato, mi sono sempre piaciute quelle sfide oltre le gare secche vere e proprie. Sono quasi contento di questo cambio di fronte, ma ditemi voi, secondo voi, da questa scelta da cuore dovuta, se erano sempre queste, secondo voi, i piani fin dall'inizio, o hanno avuto questo qualcosa ha fatto cambiare le loro idee mettendole più in questa prospettiva più familiare per la serie. Seconda notizia, onestamente è una cosa, una mia uscita, una mia curiosità, è Destiny 2. Sappiamo che per giocare la beta, demo, quel che sia, bisogna prenotare il gioco. Come dicevo, il primo Destiny, comprato da moltissime persone, prenotato da moltissime persone e ha avuto tantissime critiche da tutti i fronti, io dicevo ai tempi che il secondo avrei aspettato a comprarlo per vedere un attimino com'è che era, se aveva magari una storia fatta meglio o peggio, cioè peggio impossibile, una storia fatta meglio perché onestamente mi era piaciuto Destiny giocarlo in compagnia, ma se andiamo nel succo del gioco era molto povero di contenuti. E dicevo che ai tempi che mi aspettavo che molti seguissero o comunque la pensavano come me. E invece non ho capito un cazzo perché Destiny 2 ha avuto record di pre-order, ha asfaltato i pre-order del primo Destiny, perciò vuol dire che quelli che hanno giocato il primo hanno già riordinato il secondo, pur avendolo criticato fino alla morte molti di loro, e allora a questo punto dico che non capisco un cazzo, non capisco come funziona il mondo, perché te compri un gioco, lo critichi, dici che comunque ti delude in molte parti e per risposta ti prenoti, neanche aspetti il Day One, ma ti prenoti il secondo. Cioè, è una cosa che per me è il contrario di quello che la logica dice. Va bene che un Call of Duty ci sta campando così da 12 anni, 15 anni o quel cazzo che siano, che la gente lo compra, lo critica e lo ricompra, però diciamo che in questo caso pensavo che la gente avesse un attimino, andasse un attimino con cauta, invece
il cazzo, prendete i nostri soldi, vi compriamo il gioco e sti gran cazzi. Onestamente penso di non capire più un cazzo di come funzionano queste tipo di logiche qua. Questo era giusto un mio sfogo personale. Stamattina, prima di venire qua, ho anche letto un attimino le statistiche, ho visto un attimino i benchmark delle nuove AMD Vega, le 5664, mi sembra che siano numerate. Cosa devo dire al riguardo? Onestamente sono un pochettino deluso, perché come schede costano di meno rispetto alle controparti Nvidia, diciamo che penso una 150 euro più o meno in meno, diciamo per la 1070 rispetto alla 56 della Vega e la 1080 rispetto alla, non mi ricordo la lettera, dico 64 della Vega, che sarebbero diciamo le avversarie. Cosa devo dire? Ho letto un attimino i benchmark. Allora, diciamo che la 56 è superiore alla, di un pochettino rispetto alla 1070, e la 64 è superiore alla, o comunque tocca la 1080 della Nvidia, però un attimino sono un po' deluso, perché? Perché se fosse stato un anno fa questo paragone sarebbe stato perfetto, perché esce Nvidia, asfalta la AMD e anche le stesse Nvidia dell'anno prima, o di un anno e mezzo prima, quello che siano, e ti facevo uscire le Vega, che erano un pochettino superiori, che poi ho visto bene, onestamente, sono un po' superiori quando si parla di DirectX 12, con le 11, se non sbaglio, vincono ancora la GeForce, o comunque se la giocano meglio. Diciamo anche che le GeForce non hanno mai digerito bene le DirectX 12, perciò non è tanto una vittoria per la Vega, per la AMD, ma è una sconfitta da molto tempo delle GeForce, chiusa la parentesi. Però diciamo che sono leggermente superiori, anche se i consumi sono molto più alti, perché va detto, come sempre l'AMD fa sti cazzo di consumi alle stelle di continuo, però ripeto, dopo un anno e mezzo dall'uscita delle GeForce, si parlava da un bel pezzo di queste Vega che dovevano spaccare i culi, essere le GeForce killer, distruggere in tutto i programmatori, gli sviluppatori che facevano gli elicotteri col cazzo quando ne parlavano. Poi escono e sono come una è leggermente superiore alla 1070, quasi si dice che arrivi alla 1080, ma non è vero, un occhio non è così vicina come la si dipinge, e invece quella altra che deve essere comunque la superiore, la sorella maggiore, che è continua ad essere anni luce dietro ad esempio alla 1080T. Diciamo che per delle schede pubblicizzate come killer mi aspettavo che uccidessero le schede vecchie, nel senso molti dicono non puoi paragonare queste schede a delle schede vecchie di un anno, molti dicono anche quando uscirono le vecchie GeForce fecero il paragone con le AMD di un anno vecchie, e dico è ovvio perché comunque è quello che c'è sul mercato, perciò se devi fare un paragone fai il paragone con le top degli avversari e ci sta. Però quando si fecero i paragoni tra le GeForce e quelle AMD, le GeForce distrussero le AMD su tutta la linea. Qui invece, dopo un anno di uscita, sono sì superiori su alcune cose, ma un po' superiori, e addirittura non toccano neanche i picchi delle GeForce, le sorelle maggiori. Perciò le dico, onestamente, sì, se uno si deve fare un computer oggi, probabilmente conviene, secondo i prezzi, anche se i consumi sono un pochettino più alti, conviene prendere le nuove Vega. Però se uno non ha fretta, diciamo che tra 6 mesi, 7 mesi usciranno le, come si chiamano, le Volta della GeForce, che giusto per quello che capita tutte le volte asfalteranno queste Vega con delle prestazioni di molto superiori, con prezzi superiori ovviamente, e saremo punto a capo. Ripeto, se l'AMD vuole fare schede grafiche dopo un anno e mezzo, almeno che le faccia superiori sensibilmente, in modo netto. Queste cose qua, boh, per me sono sempre delle delusioni per me, perché non lo so. Vedo molta gente ancora gasata per queste uscite delle Vega, io onestamente non sono stato molto, non contento, perché alla fine non me ne frega un cazzo, però diciamo che non molto elettrizzato, non molto wow, scioccato, no, un pochettino di amaro in bocca, perché da come ne si parlava pensavo che le prestazioni fossero
tutt'altre. Ditemi anche voi che non pensate su questo argomento, se siete anche voi tentati l'acquisto di queste Vega, oppure avendo già una scheda grafica che funziona in modo più che decente come la mia, potete tranquillamente aspettare, e se volete fare il vostro PC potete tranquillamente aspettare le nuove schede tra 6, 7, 8 mesi della Nvidia. Ditemi voi cosa ne pensate, come sempre un mi piace se il video vi piace, una condivisione se volete fare un attimino crescere, diciamo, i commenti e i punti di vista delle persone. Ciao, alla prossima, con il ritorno di On My Way dopo le mie ferie, dopo 2 anni e mezzo di lavoro continuo. Ci vediamo anche su Twitch, perché voglio riprendere anche lì con qualche twitchata ancora dal mondo Nintendo. Ciao.